Benvenuti amici YouTube, qui Okra 1993. Il video di oggi sarà un altro video di apertura, mail day, perché è arrivato questo pacco a casa, quindi partiamo subito. Prima di partire però iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video, considerate anche di seguirmi su Instagram come Okram-1993 e seguite anche il mio team di Omnia Players sempre su Instagram e anche su Facebook, troverete tutti i link qui sotto in descrizione. Allora, si tratta di mail day. Anche questa volta ho preso da Mattia Grid Rossi, che ringrazio nuovamente per la pazienza, secondo acquisto che faccio da lui. Vi lascio anche il link all'altra apertura qui in alto a destra, sempre stra disponibile, ringrazio tantissimo per la pazienza, dato che sa anche lui ormai, credo che abbia capito che non è che io sia molto ferrato. Comunque, ho comprato altre cose di Digimon, perché Digimon mi sta piacendo, ragazzi, e voglio cambiare un po' il mazzo. Come sapete, io giocavo mazzo blu al Force Vidramon, vi lascerò il link qui in alto a destra. Qua ci sono alcune carte appunto del mazzo Alforce, che è quello che ho portato a Parma. Fatemi sapere se volete una deck profile anche di questo, perché ho fatto delle modifiche rispetto a quello che vedete appunto linkato qua. E ora volevo un attimo evolvere e passare a qualcos'altro. Vediamo se qualcuno di voi ha già capito, fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete già intuito che tipo di evoluzione si può fare per il blu ora come ora. Alforce Vidramon sicuramente un mazzo interessante, divertente da giocare, bello esteticamente, il motivo per cui l'avevo appunto montato, ed è un mazzo che tornerà sicuramente in auge dopo l'uscita dello starter adesso dedicato, proprio dedicato ad Alforce, perché usciranno dei supporti ovviamente da lì, oltre che delle ristampe, se non erro. E ricordo che le ristampe nei giochi Bandai si trattano tendenzialmente di carte che tornano con artwork diverse, quindi sono ristampe sì, ma fino a un certo punto di solito invece non ristampano niente. Quindi per chi seguisse questo video provenendo da Yugi, sappiate che le ristampe sono gestite diversamente. Quindi, allora, il pacchetto di Matt è sempre fantastico. Andiamo ad aprire, vediamo un po' se c'è tutto, ma direi di sì, ci sono un sacco di carte. Lui supponeva che la spedizione superasse i 100 grammi e mi sembra che non l'ha fatto, sì, perché ho visto sulla busta 1-0 per me, lo sapevo. Scherzando, ovviamente, Matt, stai guardando questo video, lo sai che io ti faccio impazzire. Allora, abbiamo subito qualcosa di visibile qui. Ci sono anche delle carte foils, delle belle foils. Non facciamo troppo spoiler, però. Beh, che no, escono così. No. Allora, andiamo a togliere lo scotch. Ok, primo cartoncino. Ragazzi, comunque, guardate e imparate come si imbustano le cose, perché ogni tanto si vedono degli imballaggi veramente osceni. Questo qui è fatto abbastanza bene, poi di solito lui mette anche una valanga di sleeves, cosa che apprezzo tantissimo, e poi lo scotch per la carta, come diceva poc'anzi, tra l'altro ho sentito poco fa, Micha Swanty GG Collector. Passate anche dal suo canale, magari vi lascio i link in descrizione se mi ricordo, così come i link delle pagine del Grid Tamer, che sarebbe appunto Mattia Grid Rossi. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo, non facciamo troppo spoiler, appunto queste le giriamo così. Allora, sbustiamo questa bella bustina, abbiamo una valangata di common che però sono ovviamente blu, come sapete mi piace il blu, quindi abbiamo Strabimon, che è molto forte, un play, rivela tre carte dal cima del tuo deck e poi aggiungi un ibrido o un blue tamer e o un blue tamer 3DS, 4 copie, tanto il costo non era esoso, molto buono come livello 3. Poi abbiamo Aqua Viper, questa qui è una carta che sto testando. Dov'è la quarta? Dov'è la quarta? Dimmi che c'è la quarta. Sto testando e mi sta piacendo comunque. È vero che è un po' occasionale, però contro Rookie Rush o altri che ancora mettono i blocker di livello 4 può essere utile. Può essere utile, peccato che praticamente non ha un effetto security, però non è assolutamente male, mi sta piacendo. Poi abbiamo per le opzioni verdi Nilo Spray in 2 copie, Lobomon, questo qui anche l'ho testato un pochettino, l'ho testato ieri per la prima volta nella mia vita ed è assurdo.
Anche qui c'è un bug, questo non è il Lobomon. È un Kendogarurumon. Speriamo che poi le altre carte ci siano perché c'è qualcosa di buggato qui per ora. Ok, Aqua Viper, la quarta c'è. La quarta c'è. Poi abbiamo Tobiumon che è ottimo perché è un costo 1 di Digivolution Cost e poi 3 invece se lo doveste giocare secco così com'è. Alcuni preferiscono Gorillamon, anche perché questo qua ha dei DP molto molto bassi, come vedete. Però appunto a volte l'ho giocato direttamente in Imperial Draymon così per poi evocarci il livello 5 sopra, che sia un Dinobimon o un Pildramon. Quindi in sostanza, ragazzi, vi ho fatto capire cos'è che vorrei montarmi ora come ora. Poi abbiamo una carta volante qui che è eccolo, Imperial Draymon Dragon Mod. Questa carta qui è veramente forte. Effettivamente, rispetto all'Alphorz Vidramon, mi sa che è un po' su un altro livello. Qui abbiamo un altro Imperial Draymon doppio imbustato, molto bene. Poi un altro Imperial Draymon. Un altro Imperial Draymon. Ok, quindi ci manca un Lobomon. Recensione negativa, no, scherzo, però. Tanto sicuramente farò un altro acquisto a lui. Il problema è che io devo giocarlo il quarto Lobomon. Adesso come faccio? Spero che lo abbia qualcuno. E poi abbiamo appunto le due Lilamon che ho preso perché sono belle. Ovviamente la spiegazione è solo esclusivamente questa. No, vabbè, poi comunque una carta abbastanza forte per le strategie. Poi era carina. Fa dei prezzi ottimi. Soprattutto questi Imperial Draymon mi servivano. Li ho presi a un prezzo onestissimo. Quindi vi consiglio in ogni caso di passare dalle sue pagine e poi se spendete 20 euro solitamente vi fa anche la spedizione in posta 1 sempre gratuita. Quindi questo è quanto ragazzi, vi faccio vedere anche altre carte che già avevo di mio. Appunto sto montando Imperial Draymon, vediamo un po' come andrà. Non vi faccio troppo spoiler, fatemi sapere qui sotto se volete vedere la lista. Quindi per oggi è tutto ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like al video, passate anche dalle pagine social che vi lascerò qui sotto in descrizione, considerate di supportarmi seguendomi anche su Instagram come okram-1993 e passate anche a seguire The Omnia Players, il mio team di Yugi su Instagram e su Facebook. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video.